Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. I primi tentativi di modifica della Costituzione risalgono agli anni Ottanta. A volere la prima bicamerale è Bettino Craxi, la presiede il deputato liberale Aldo Bozzi, vuole la revisione di 44 articoli della Carta. Il tentativo fallisce. Stessa sorte per la commissione dei Mitaiotti, centrata soprattutto sul rapporto Stato-Regioni, proposte nemmeno esaminate a causa della fine della legislatura. La più nota è la bicamerale istituita nel 1997, governo Prodi, presieduta dal leader dell'allora PDS Massimo D'Alema. Lo scopo era riformare la seconda parte della Costituzione. I lavori parlamentari si complicano, ma l'intesa sembra raggiunta dopo una cena a casa di Gianni Letta, a cui partecipano lo stesso D'Alema, Silvio Berlusconi, Franco Marini per l'Ulivo e Gianfranco Fini per il Polo delle Libertà. L'accordo, passato alla storia come il patto della crostata, dal dolce consumato a casa Letta, prevede semipresidenzialismo e legge elettorale maggioritaria a doppio turno. Sembra fatta, ma all'ultimo Berlusconi cambia idea e chiede legge elettorale proporzionale e cancellierato. Nonostante la crostata, la bicamerale fallisce e da allora i tentativi di riforma si affidano all'articolo 138 della Costituzione. Viene modificato il titolo V per dare più potere alle regioni nel 2001, riforma promossa dal governo Amato. Due anni dopo, a Lorenzago di Cadore si riuniscono i saggi del Popolo della Libertà e stilano una bozza per modificare 53 articoli della Carta, premierato forte, devolution, Senato federale, tutte proposte bocciate dal referendum popolare del 2006. Il fallimento più recente è la riforma costituzionale Renzi-Boschi, superamento del bicameralismo perfetto con una radicale riforma del Senato, via le province. Vince soppressione del CNEL, la battaglia politica è molto accesa. Questo è il quesito. Volete stare dalla parte di chi cambia o volete stare dalla parte di chi preferisce sempre soltanto il no? Un saluto e un abbraccio affettuoso a tutti voi che siete riuniti per parlare del no a questa riforma della Costituzione presentata dal governo Renzi. La bocciatura arriva con il referendum del dicembre 2016 che porta alle dimissioni del governo Renzi. L'ultima riforma costituzionale passa con il referendum del settembre 2020, portando alla riduzione del numero dei parlamentari.